Secondo ospite oggi qui per il terzo appuntamento della Crime Room è un grande amico, è una persona che conosco da tantissimo tempo e che stimo tantissimo. E non voglio spendere troppe parole perché fra l'altro lui parla poco ma parla tantissimo con la sua musica. Signore e signori, Guido Nemola. Ciao ragazzi. Altra standing ovation. Io quando presento le persone vorrei proprio Guido Nemola. Vabbè, per ora siamo solamente noi, a breve ci sarà un sacco di gente che è venuta ad ascoltare il set di Pascal e anche il tuo DJ set, ovviamente. Prima domanda per te, Guido. Quali sono le tue origini musicali? Qua è un po' dura, perché io in famiglia ho la sorella che suona il piano, mio fratello che dalla tromba, la musica elettronica, ha fatto un po' di tutto. E quindi mi trovavo in casa un po' di influenze, un po' diciamo. Di influenze. E in più, insomma, mio padre era convinto di farmi un favore, farmi imparare l'inglese alle scuole elementari con un piccolo giradischi. Io purtroppo con i tre porcellini ho cominciato a screcciare e così. Poi c'era un'altra, sempre lì, ce l'ho tutti in famiglia. Un'altra mia cugina impazziva per la musica disco, aveva tutti questi dischi fantastici, una drum machine, quindi ho cominciato così, e, insomma, una volta... A che età più o meno? Cioè è stato un approccio abbastanza... Sette. La zanzara. No vabbè, qui sì. Non siamo... No, io ti interrompo semplicemente perché ovviamente chi conosce il progetto sa bene che la Crime Room usufruisce di location ovviamente improvvisate ma ricercate, e oggi qui noi siamo in un posto bellissimo e intorno abbiamo un sacco di campagna, per cui è normale avere questi intrusi che però va bene, fanno come si dice, scenografia, no? Molto nature. Peraltro è bellissimo, il posto è bellissimo. Beato chi stasera sarà qui con noi, voglio dire. Ok Guido, se vuoi aggiungere qualcos'altro a quello che stavi dicendo, se no posso farti anche l'altra domandina. Vai avanti, tanto più o meno ce n'è. Io... Cosa vuoi proporre con i tuoi DJ set? Quali sono le sensazioni che vuoi suscitare nelle persone che ascoltano la tua musica? Questa è una domanda un po' complicata, nel senso che dipende dalle situazioni, questa è la prima cosa che ti viene in mente in questi casi, no? Da dire. E poi, non lo so, alle volte energia, alle volte viaggio, alle volte, non lo so, mi piace pensare che qualcuno ascolti oltre che balli, ecco, questa è una cosa che importante. Che mi piace, sì. Musica elettronica solo per scaldare i muscoli non mi stimola, ecco, certo. Questa è l'unica cosa. Poi, per il resto lascio la musica la parola. Senti, non a caso tu hai fondato infatti la Recycle Records, quindi diciamo hai fatto modo di concretizzare quello che è il tuo impegno musicale anche in questa etichetta, in questo progetto. L'hai fondata insieme a Santorini e qual è la linea e lo stile che segue questo tuo progetto? Ah ecco, la linea e lo stile è come... dice proprio il concept che studiamo quando l'abbiamo avviata, e musica minimale perché ai tempi era di gran moda, ma che affondava le radici nella storia che è Detroit, nella storia che è Chicago, quindi tutte influenze musicali le più disparate, quelle che poi dopo ci hanno fatto crescere, quasi a dire il vecchio e il nuovo possono coesistere, ancora adesso c'è un'identità e questa è una delle fortune, no? Di avere una identità precisa. Chiaro. Da qualche anno, insomma. Senti, e per quanto riguarda invece cose più recenti, progetti, date, qualcosa che stai concludendo a breve? Progetti, è stato un anno abbastanza impegnativo come studio, ho concluso tanti lavori con Limo come Coffee Pot, e anche lì ne vedrete di interessanti. Ho in uscita un mio EP anche con l'amico Santorini su una label
spagnola e ho tutta una serie di sorprese per voi che incominceranno insomma con l'arrivo del caldo vero e proprio. Hai dato, come si dice, no? Hai acceso una piccola miccia, ma adesso noi stiamo lì ad aspettare, sì, insomma. Senti, cosa ne pensi della Cry Room? Perché è importante partecipare ad un progetto del genere? Beh, io mi sono divertito, questo è il motivo per cui sono venuto come ospite diciamo a ballare la serata di Marcello e Mitico Litti, Fran Mela, mi sono divertito tantissimo e quindi ho detto caspita è bello, e poi Ilaria mi ha invitato, io ne sono ben felice perché c'era aria di festa, è proprio abbastanza genuina come cosa, ecco. Sì, perché non è improntata su quello, proprio il consumatore di musica, nel senso chi è interessato proprio ad una situazione del genere, ad ascoltare la musica, a godere appunto delle session dei DJ, è una cosa che fa molto piacere indubbiamente. Sì. Chi viene a divertirsi, almeno quando ci sono stato mi sono divertito, ho detto caspita, è bello. Sì, è vero. Bene, Guido, io se non hai altro da aggiungere direi che abbiamo terminato. Un saluto di nuovo a tutti voi, Miss Michela vi manda un bacio, buon divertimento e un saluto di cuore sentitissimo al progetto Tetrix. Sosteniamo.